9 marzo 2040. Immagino vi starete chiedendo come mai indosso una tuta protettiva e maschera antigas. Cosa sarà mai successo? Guerra nucleare, alieni, zombie? No, niente di tutto ciò. La Terra ha dovuto fronteggiare il più terribile e letale dei nemici, un virus. Nel passato abbiamo sempre affrontato e sconfitto virus come la peste, l'ebola, il vaiolo. Ma negli ultimi 20 anni, un po' per il cambiamento climatico, la sovrappopolazione e la stupidità umana, la situazione ci è sfuggita di mano. Anche tutte le scoperte tecnologiche e mediche non ci hanno saputo aiutare. Nei primi anni della pandemia, i governi hanno cercato di implementare delle misure di sicurezza di distanziamento sociale per evitare il più possibile i contagi senza affondare l'economia del paese. Ma purtroppo, l'essere umano è di natura un egoista. Complottisti, avidi, menefreghisti, egoisti. Li abbiamo avuti tutti. Così, dopo 3 anni in cui il virus ha decimato la popolazione a causa della mancanza di senso civico di buona parte di essa, i governi hanno deciso di prendere delle misure più drastiche. Ed eccoci qui. 20 anni dopo. Isolamento completo. Ecco la soluzione. All'inizio della pandemia, purtroppo, una parte della popolazione non ne ha voluto sapere di rinunciare alla propria libertà per un paio di mesi. Ha ignorato le regole di distanziamento sociale e di prevenzione, fregandosene di mascherine, guanti, distanze, oppure gridando al complotto, contribuendo al rafforzamento e alla diffusione del virus. E così i governi hanno dovuto introdurre rigide leggi di isolamento. E quando non le segui, muori. In pratica, tutto l'anno possiamo uscire, ma sempre e solo con le mascherine. E per 6 mesi all'anno, durante la stagione fredda, le persone sono obbligate per legge a rimanere a casa e ad evitare interazioni sociali di ogni genere. Se convivi con qualcuno o hai famiglia, è relativamente facile. Ma se all'inizio del periodo di isolamento vivi da solo, rimarrai da solo per 6 mesi. Sì, c'è pur sempre internet e le serie TV, ma vivere per 6 mesi consecutivi senza toccare un altro essere umano è insostenibile. E di solito queste persone, prima della fine dei 6 mesi, perdono la testa. Per controllare che nessuno sgarri, il governo ha reso obbligatorio un braccialetto biometrico che registra spostamenti e allerta la protezione civile nel caso la temperatura corporea aumenti. Possiamo uscire 2 volte a settimana per fare la spesa, ma solo in certe fasce orarie specifiche, dettate sempre dal bracciale. Beh, e se vogliamo vedere un familiare o un amico che non vive con noi? Solo 1 volta al mese, solo in specifici bar equipaggiati con vetri protettivi tra una postazione e l'altra. Quindi sì, possiamo vederci, ma solo dietro un vetro, con maschere, guanti, tuta protettiva. È agghiacciante, lo so. Ma questa ormai è la nostra vita da quasi 10 anni, aspettando che gli scienziati scoprano un vaccino o una cura. Dicono che ci sono quasi ormai. Lo spero veramente, perché vorrei che mio figlio potesse crescere in un mondo dove non debba avere paura del contatto umano o della legge marziale. Un mondo dove possa correre libero, nel parco, giocare con gli altri bambini, oppure andare in spiaggia, senza avere paura di prendere il virus, come prima del 2020. E così oggi mi sto scrivendo questa lettera, sperando che un giorno trovi dentro di lui la forza di perdonarmi. Sono stato condannato a morte per aver violato le leggi di isolamento preventivo. Perché l'ho fatto? Dovevo. Quando mia moglie era incinta, uno dei miei colleghi, un paio di settimane prima dell'inizio del periodo di isolamento, ha iniziato ad avere sintomi del virus. Quindi, come previsto dalla legge, io e tutti quelli che sono stati in contatto con lui nelle precedenti 2 settimane siamo stati messi in quarantena preventiva di livello 2. Mi hanno obbligato a stare da solo per 6 mesi, lontano da mia moglie e dal mio futuro bambino. È stato terribile. Inizialmente ho seguito le regole, ma quando mia moglie mi ha detto che stava andando all'ospedale per partorire, non ce l'ho fatta.
Sono scappato per vedere la nascita di mio figlio. E ovviamente mi hanno preso subito. Che stupido che sono. Avrei potuto aspettare ancora 2 mesi, ma no. Non ce la potevo fare. Dovevo vederti subito. E ora devo morire. E così ti scrivo questa lettera, figlio mio. Per farti sapere quanto mi dispiace che devi crescere senza un padre. Mai mi perdonerò per essermi fatto arrestare. Avrei dovuto fare più attenzione, lo so. O forse... forse sarei dovuto essere più paziente. Spero che tu possa perdonarmi un giorno. Ti voglio bene. Papà.